Eccoci qua, buonasera a tutti. Vedete che scenario notturno, che atmosfera da catacomba quasi, diciamo, perché con l'autunno che avanza chiaramente fa buio presto e nella mia camera non tengo molta luce perché giusto quanto basta per lavorare. E proprio in relazione alle atmosfere, diciamo così, notturne e al lavoro che in esse si svolge, poiché mentre scrivo e traduco mi piace ascoltare musica su YouTube, oggi sono tornato ad ascoltare delle musiche a me care tra il pop e il classico, in particolare Elizabeth Fraser e i Cocteau Twins. E il gruppo di Slow Dive, ma anche nell'ambito classico la Ciaccona di Bach in re minore eseguita da Andrés Segovia, nella versione per chitarra, la trascrizione per chitarra classica, che già ho ascoltato in una resa ancor più straordinaria a luglio dal vivo a Firenze nella trascrizione e nell'esecuzione del mio maestro Ganesh De Vescovo. E mi sono esattamente sentito dopo tanto tempo come quando in passato traducevo o rileggevo, editavo dei miei dattiloscritti in vista di scadenze, lavorando di notte per cercare di fare in tempo. E tra l'altro le idee migliori, devo dire, in questi anni mi sono sempre venute di notte, anche per i miei libri. Mi riallaccio dunque al discorso che facevo ieri in piena luce dal parco, dal giardino pubblico, parlando delle suggestioni della natura, dei suoni, degli odori come cuspidi percettive, come momenti di chiarissima intensità, che portano con sé un significato, un messaggio vibrazionale inequivocabile e che quindi diventano il modello, il riferimento principale per ispirare l'individuazione delle parole giuste, le parole che corrispondono precisamente all'emozione e all'idea che si vuole trasmettere, questo sia nello scrivere che nel tradurre. Mi riallaccio a tutto questo discorso per soffermarmi sull'importanza delle sensazioni notturne. Questo ha in parte anche a che fare con la mia storia di insonnia, per fortuna col tempo attenuatasi e sostanzialmente superata, ma ha senz'altro a che fare con i miei percorsi interiori, con la mia diciamo, ricerca di centratura emozionale e fisica di riflesso attraverso le discipline olistiche nelle quali sono seguito dal grande amico ed eccellente naturopata Andrea Cappelletti, che mi hanno anche formato come nella mia sensibilità artistica e poi, diciamo, ciò di cui parlo quando parlo della scrittura e della traduzione, come due discipline, due arti intercomunicanti in rapporto osmotico, tra le quali non è possibile stabilire una barriera, un confine rigido, perché in realtà si basano entrambe sul suono e il suono è vibrazione, come tutte le dinamiche, fondamentalmente tutte le dinamiche energetiche che si svolgono nel cosmo, sia quelle macroscopiche, sia quelle microscopiche o ipermicroscopiche, quelle vibrazioni sottili che sono poi l'oggetto anche dei messaggi della natura, ma anche di tutte quelle dinamiche. Più strettamente parlando spirituali, che sono alla radice delle stesse dinamiche della ispirazione, per come la vedo io e per come sto argomentando, per cui non mi azzardo ancora a dire troppo, nel saggio narrativo sulle mie esperienze meditative e spirituali, Voce oltre il buio, che parte appunto dal tema del buio e quindi dal tema della notte, anzi inizia proprio con un riferimento alla difficoltà che fin da sempre ho avuto, fin da piccolo, ad andare a letto. Cosa i cui motivi sto finalmente scoprendo dopo 47 anni circa.
Quindi diciamo, tematica della notte, delle sue suggestioni come fonte di ispirazione è assolutamente centrale per me e lo è non solo per le risonanze, per il senso di quieto conforto e di come dire, trovarsi in una bolla protetta che ha accompagnato tanti momenti pur di pressione lavorativa, ma anche di grande estasi creativa, perché, ripeto, è creatività anche il tradurre, ma anche il tradurre a volte un saggio biografico, per esempio, come è stato quando ho tradotto Le nostre verità, l'autobiografia di Kamala Harris che è uscita per la nave di Teseo, che è un libro ricco anche di riferimenti alla giurisprudenza della Corte Suprema americana. Stavo guardando perché ce l'ho lì, sì, anzi, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, appunto. O quando recentemente, ma quello però non tanto di notte, ho tradotto il libro che uscirà a gennaio dallo svedese di Christian Stanhoff, Träbild, che uscirà con il titolo Träbild, che vuol dire una statuetta, un'immagine in legno. Sussurri da Gotland. Tutte queste esperienze, oltre appunto a quelle di revisione, di rifinitura dei libri che ho scritto, dei romanzi che ho scritto io, spesso sono state ispirate dalla notte. Ho qui con me, non a caso, ora vi leggerò una pagina, Internet Cronache della Fine. Edito da Gala Edizioni, che è il volume unico uscito nel 2021, che racchiude la tetralogia di romanzi, ovvero tre romanzi più uno spin-off formato da un racconto lungo e uno breve, diciamo di quattro libri che sviluppano il tema dell'ipotetico crollo di Internet e delle sue ripercussioni non solo sulla psiche, ma sulle relazioni sociali. E che ha anche numerose implicazioni filosofiche e spirituali, perché questa quadrilogia si apre proprio con il volume Sentieri di notte, che inizia in una notte, del settembre 2025 sulle sponde del lago dei Quattro Cantoni presso Lucerna in Svizzera, e che ha in tanti momenti di notte, a Berlino, a Cracovia, e nei volumi successivi, Partita di anime, La casa degli anonimi, L'ultimo angolo di mondo finito, ancora nella notte fiorentina, nella notte marocchina, nella notte di tanti altri luoghi che vengono di volta in volta evocati, dei momenti, degli snodi fondamentali. Oggi volevo leggervi in particolare un pezzo tratto dal terzo volume della quadrilogia, ovvero quadrilogia o tetralogia, come vogliamo dire, insomma, sento sempre di quattro, si parla che sia di origine latina o greca il nome, ovvero La casa degli anonimi. Volevo leggervi un capitolo, appunto, sempre da Internet Cronache della Fine, nel quale Ahmed, uno dei personaggi della saga, che si muove, agisce in Marocco, nei pressi della palude di Mary Azerga, ha pensieri e suggestioni che vengono dalla notte e avvengono nella notte. E tutto sommato mi sono detto, questa è la pagina giusta da leggere oggi, anche in relazione ai luoghi, perché è una pagina che somiglia in qualche modo, che evoca in una certa misura le stesse sensazioni che la notte dà a me. E non a caso l'ho scritta, anche se non è strettamente autobiografica, anche perché, ed è questo uno dei rari questo è uno dei rari casi in cui il luogo in cui scrivo non l'ho visitato, e appunto in Marocco non sono mai stato. Questa pagina quindi è proprio essa stessa frutto dell'immaginazione, del potere immaginativo della notte stessa, e nasce questa parte della quadrilogia, in particolare del romanzo La casa degli anonimi, da una guida, anche qui da una traduzione, da un frammento di una guida a Lonely Planet del Marocco, che tradusse, nel quale si parlava appunto di una guida di bird watching, che veniva intervistata
e che svolgeva la sua professione in questo luogo, in questi luoghi. Quindi, ancora una volta, vedete bene come traduzioni e scrittura si possano contaminare e ispirare a vicenda. Ovviamente mi sono permesso di parlare di luoghi che non avevo visto perché erano facilmente percepibili, li sentivo molto in virtù di quello che avevo letto e tradotto nella guida e in virtù del fatto che sono luoghi impregnati di natura. Quindi bevo un attimo perché ho la gola un po' secca e poi vi leggo un pezzo. Maria Zerga, Marocco, 25 marzo 2027. Era difficile prendere sonno in quella bolla di mondo chiuso. La natura parlava tutto intorno a lui e la notte sembrava trincerata in una calotta trasparente. Ahmed allora si alzava dal letto, metteva il naso fuori nel portico, accendeva la luce e si sedeva sulla sdraio. Guardava verso la palude e si perdeva nell'oscurità del suo manto ingannevole. Era come un liquido plastico che appesantiva gli occhi. Eppure il sonno era ancora lontano. Lo sfiorava appena, mentre lui cercava di imprimersi nella mente l'immagine di Amina, per timore di perderla in un anfratto della memoria. Lentamente la sua figura perdeva consistenza, fino a dissolversi in altri pensieri. Man mano che scendeva la notte, anche l'umidità si faceva più intensa, e sulla pelle di Ahmed andava formandosi una sottile pellicola di freddo. Il mondo cadeva in uno stato ipotermico, cristallizzato in un soffio di vento. Si levavano echi sommessi e la natura scricchiolava nelle sue giunture. Ahmed allungava una mano, sforzandosi di toccare quello che non poteva raggiungere. Cercava di uscire dal suo guscio di sentimenti inespressi, immaginando di andare incontro a lei. Gli pareva di farsi largo in una densa nube di fumo che gli bloccava le narici, la gola, i polmoni, soffocandolo in una morsa. Era allora che il sonno si avvicinava e gli sembrava di intravedere un pertugio aprirsi di fronte a lui. Accedeva così a un universo di visioni, plasmate dallo stesso fango che inondava il campo vicino, quasi fosse piovuto dall'alto. Era una crema materica rappresa, una bava di oltremondo spatolata sulla superficie delle cose. Sapeva di notte, di muffa, di aliti di creature lontane. Da quello scenario emergeva d'improvviso una sagoma. Era una casa che si snodava in un cunicolo di corridoi e stanze, e al suo interno echeggiavano incubi in lingue a lui sconosciute. Ahmed vi si immergeva a testa bassa nella speranza di trovarvi Amina. Provava repulsione e sconcerto, ma non poteva fare a meno di andare avanti. In fondo al corridoio c'era un salotto, e dietro la porta di vetro smerigliato si intravedevano i profili di 3 persone. Ahmed si fermava, esitante, in piedi davanti a quella soglia. Poi si volgeva verso una finestra laterale e il suo sguardo si perdeva nella notte, venata da una pioggia finissima, punteggiatura insistente del cielo. L'aria era satura di gocce che cadevano fitte, assi temporali paralleli che correvano l'uno vicino all'altro, come una metafora di mondi diversi, ma adiacenti al suo. La chiusa, in particolare, evidenzia precisamente quello che volevo dire. Una metafora di mondi adiacenti al suo. Il processo della scrittura, il processo dell'ispirazione che la notte alimenta, è per l'appunto una continua osmosi con quello che David Bohm chiamerebbe l'universo implicato, quella struttura vibrazionale di fondo, quel campo vibrazionale di fondo che è sotteso a tutto l'universo, che collega istantaneamente, a prescindere dalle regole della relatività e quindi dai limiti della velocità della luce, mediante il meccanismo dell'entanglement quantistico, punti estremamente lontani del cosmo, perché è ovunque al tempo stesso, cioè ha una natura fo fondamentalmente frattale, il tutto presente in ogni parte. E allora questa comunicazione istantanea, che è poi la comunicazione con il sé cosmico, è questo il sé cosmico. E questo fondamentalmente potremmo dire, senza tema di essere blasfemi, l'inserimento del divino nel cosmo. È qui che sta il divino nel cosmo, e quindi dentro di noi che siamo parte comunque di questo spazio. È qui appunto che nasce questa comunicazione, questa dinamica, questo scambio di contatti vibrazionali, cioè di energie sottili, quintessenzialmente spirituali, per la propria apparente impalpabilità, ma sostanziale presenza, perché si fa sentire, e che si generano quelle che io chiamo le voci oltre il buio, che poi è il titolo
cioè che aiutano ad andare oltre il buio, che passano attraverso la notte per condurre verso la luce, che sono le, che poi è il titolo, Voci oltre il buio, del mio saggio spirituale, saggio, diciamo, sulle mie esperienze meditative e spirituali, che è in corso di scrittura. Ed è anche il motivo per cui nella notte si, diciamo, annidano, i germi della maggior parte delle cose che io scrivo. Anche recentemente, al momento ancora inediti, ho scritto due libri, uno distopico e uno post-distopico, il primo dei quali si intitola Racconti della notte lunga, perché sono vicende che si svolgono nell'arco di una lunghissima notte. La notte porta con sé voci, porta con sé suggestioni, porta con sé messaggi spirituali. È chiaramente anche una metafora del dramma della solitudine, della percezione illusoria del silenzio di Dio, quindi della notte oscura dell'anima di San Giovanni della Croce, ma e quindi anche dell'ombra junghiana, del luogo delle emozioni rimosse, delle paure ancestrali, ma è anche il punto di partenza all'interno del quale giungono le risposte se si riesce a fare silenzio di tutto il resto. E allora ritorna il tema del suono, ritorna il tema di cui ho già parlato nei precedenti video, del silenzio come terreno di fondo all'interno del quale il suono si forma. Il suono non è l'eccezione al silenzio, è una manifestazione del silenzio. È un modo che il silenzio ha di manifestarsi, che poi può essere più o meno armonico, ma comunque una sua variante, una sua manifestazione, esattamente come la materia, fin dalle sue particelle elementari, è sostanzialmente una manifestazione, un corrugarsi, un diventare, un acquisire solidità, diciamo così, usando un'espressione naturalmente impropria, ma per rendere l'idea di quel campo di fondo del cosmo di cui parlavamo prima. Per cui tutto ciò che esiste nello spazio è spazio, non è nello spazio, è una manifestazione dello spazio, perché lo spazio stesso è una manifestazione di questa dinamica quantistica di fondo. Mi rifaccio sempre alla teoria della gravità quantistica loop di Carlo Rovelli e di Lee Smolin, che è spiegata benissimo in diversi libri, in particolare nell'Ordine del Tempo di Carlo Rovelli e in Quanti di Spazio di Jim Bagot, e su cui torno nel saggio che sto scrivendo. Questo per darvi l'idea della complessità e della vastità di relazioni, di riferimenti che entrano in gioco quando si parla di scrittura, o perlomeno quando io parlo di scrittura e scrivo, e quando parlo di traduzione e traduco, e quando svolgo le due attività sempre lasciando aperti i boccaporti che permettono la comunicazione tra i due reami, e sempre tenendo fondamentalmente presente il tema del suono e quindi la pratica della musica, che per me è fondamentale, e ancor più alla radice le pratiche spirituali e meditative che porto avanti, dove per pratiche spirituali intendo e sottolineo che non si tratta di niente di esoterico, perché non mi piace neanche la parola, io sono cristiano e quindi la mia pratica spirituale è una pratica di contemplazione, di ascolto, una preghiera di ascolto fondamentalmente, ma una preghiera cristiana, pur se guardo sempre con grande interesse e con spirito di comparazione anche alle tradizioni orientali, ma rimango cristiano, e anche i miei percorsi olistici sono comunque condotti con la chiara coscienza, la chiara consapevolezza di questa mia identità di fede. Quindi, però, queste stesse dinamiche attingono dal bacino di energia cosmica, dal campo vibrazionale di fondo dell'universo, in esso si manifestano, sono in fondo le suggestioni evocate dal meraviglioso incipit, secondo me il vertice della letteratura universale, dall'incipit del Vangelo di Giovanni, in principio era il verbo, che allude proprio a questo linguaggio di luce, ovvero di energia, che è alla radice di tutto ciò che esiste nell'universo e da cui che è Dio e da cui nasce la vita.
Quindi e quindi tutto ciò che esiste, non solo la vita cosciente, la vita biologica. Tutto ciò che, come dice Federico Faggin nel suo interessantissimo saggio Irriducibile, è coscienza e ha coscienza, diversamente dalle macchine che non possono averla, con buona pace dei fautori e dei grandi ammiratori dell'intelligenza artificiale creativa, tra i quali mi onoro di non figurare. Quindi vi saluto lasciandovi ancora con questa ambientazione, con questa atmosfera un po' da carbonaro, diciamo così, che in realtà poi è il mio studio, niente di particolare, e rimandandovi, perché alla faccia di chi vuol fare il disinteressato, io promuovo il mio lavoro, non parlo soltanto di cose in cui credo, ma le uso anche legittimamente per svolgere la mia professione. Vi rimando al mio sito www.giovanniagnoloni.com e al mio canale YouTube, alle mie pagine sui social media, o meglio sulle reti sociali, diciamolo in italiano, per tutte le informazioni che riguardano il mio lavoro. Ribadisco che ci vediamo, per chi vuole, il 24 novembre a Passignano sul Trasimeno alle 17:30 alla Biblioteca Comunale, il 2 dicembre alla Biblioteca Comunale di Figline Valdarno. Sempre per parlare degli orizzonti del viaggio delle lingue, quindi di tutte queste riflessioni e un po' di tutti i miei libri, di tutte le mie traduzioni, e poi il 5 dicembre alla Biblioteca Casa del Parco a Roma. In seguito ci saranno altri eventi, ma comunque vi aggiornerò via via. Vi ringrazio e vi auguro buona serata.